L'Isola Liri riparte dal Nazareth dopo la vittoria pesante di Genzano. Grossi aveva preannunciato che questa squadra avrebbe disputato un ottimo campionato. Dopo la partenza sprint contro il Cinzia è tempo per i biancorossi di battezzare le mura amiche a suon di punti. Il tecnico ha a disposizione per la prima volta in stagione l'ex Sora Ernesto Terra, ultimo grande acquisto del DS Luca Fardelli, mentre paga l'assenza di Saracino, espulso 7 giorni fa. Scalpitano in attacco Giglio, Graziani e Pozziello da una parte, Romacci, Siclari e Del Vecchio dall'altra. Parte forte l'Isola Liri, calcio di punizione al primo, Pozziello per poco non trova le misure. Episodio dubbio poi al sesto, Del Vecchio lanciato verso Caldaroni, lo salta e finisce a terra. Per il signor Barrella però è tutto regolare. Ci prova Siclari per il San Cesario al 17esimo, conclusione a botta sicura che non inganna Caldaroni, bravo a restare lucido. 2 minuti più tardi è Berardi sul fronte opposto a sfondare sulla sinistra, parabola al bacio per Pozziello che però finisce col servire Matera. Al 33esimo bel cambio di gioco di Francese, Graziani fa da sponda per Pozziello che però si defila sul fondo e conclude direttamente sul palo esterno. 2 minuti più tardi l'episodio che deciderà il primo tempo, Romacci pensa e realizza la parabola che da 35 metri si infila sotto la traversa. Ovazione per il numero 10 rossoblù che sblocca la gara e si prende gli applausi dei compagni. La prima frazione si chiude allora sull'1-0, tutti a riprendere fiato, si riparte con gli stessi 11 dopo l'intervallo. 8° minuto, Caligiuri appena entrato, intercetta il lancio di Pozziello, conclusione di prima intenzione, Matera devia sopra la traversa. Pochi giri di lancette e ecco servito il pari, Galluzzo a terra, Graziani in area e per il direttore di gara stavolta non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Sul dischetto va Ciro Pozziello che serve ai suoi l'1-1 meritato, finale in affanno per le due formazioni in campo. Pesano le gambe, chi ha la meglio sono i più freschi, ci prova Paris al 21esimo con un traversone basso che rischia di ingannare Caldarone, ben più pericoloso Jukic subentrato a Giglio, azione personale dell'attaccante isolano al 42esimo che si lascia alle spalle l'intera difesa rossoblù per poi arrendersi allo sguardo di Matera, lasciando nella disperazione compagni e tifosi. Non basteranno i 3 minuti di recupero a cambiare le sorti della gara. L'Isola Liri chiude con un pareggio e si rilancia agli occhi del campionato. Questa è una squadra che sta realizzando in corsa il proprio valore e Grossi lancia la carica per la trasferta di Selargius. In Sardegna si andrà per vincere.